Conosci Giulia? Mi ha raccontato un po' di te. Quindi, io ho appena fatto un trasferimento. Verrà cambiato città. Posso darti del tu? Ok, sì, Giulia è una mia cara cara amica da anni. Allora, dimmi un po' se hai indosserai, immagino quello che stai indossando ora, giusto? Perfetto. Ok, allora, certo, fammi vedere. Ok, e quest'altra. Quindi, allora, la prima appunto un pochino più sugli occhi. Labbra, farei un contouring leggero ma diciamo molto naturale, però che esalti tanto le tue forme del viso. E sì, andrei un po' a leggermente. Che è già una bella abbronzatura, quindi ne approfitteremo assolutamente. Va bene, allora posso avvicinarmi per vedere un attimo la tua pelle? Ok, grazie. Allora, vedo che la pelle è un pochino secca. Ok, non hai messo niente. No, 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 non c'è problema. Allora, io direi che andiamo a mettere un contorno occhi bello idratante e poi un primer illuminante come base. Allora, perché ti spiego, posso avere contorno occhi del genere, quindi in gel, però secondo me il più idratante che ho è questo qui, questo è della Colli Star, la serie Natura, ed è un balsamo molto. Io uso tantissimo le dita quando trucco perché trovo che facciano un effetto molto più naturale, ti dà fastidio. Allora vado con gli anulari a spalmare sotto i due occhi, soprattutto. Il nostro centro è specializzato, diciamo, nelle tecniche per favorire il relax delle clienti, quindi ok, perfetto. Di primer
Diciamo che è leggermente riempitivo e soprattutto è fatto per dare molta luce al viso. Vedrai che useremo molte cose tutte luminose per un proprio look luminosissimo. Andiamo subito con il fondotinta. Quello che ho scelto per te. Allora, intanto andiamo un secondo. Tirarti i capelli indietro, ok? Questo cerchietto. Perfetto. E per te ho scelto questo fondotinta. Attivatore di luce, pelle perfetta della pupa. Shakeriamo per bene. E nella tonalità 009, che è un po' scurina. Avrà un effetto molto naturale. Adesso passiamo al correttore della Revolution nella colorazione C8. Guarda qui. Questo è mediamente. Un po' anche verso il naso per illuminare la zona perché vogliamo più luce possibile. Ok.
con l'eccesso andiamo sul mento e sulla fronte. Voglio usare il correttore, questa cipria correttiva, che mi aiuterà ancora di più a uniformare il colorito di quello che voglio, ed è per questo che mi hanno messo il fondotinta, magari per coprire eventuali rossori, anche eventuali un po' di scrumi. Usare invece una cipria diversa per settare, un po' più leggera, per settare il contorno occhi e la palpebra. In questo caso non usiamo Allora adesso andiamo a fare la base e io sono indecisa fra due palettine viso, userei un misto, perché diciamo che questa qui, di questa qui userei più il blush, e perché è anche un po' più leggero, un po' più naturale, un po' più luminoso, e invece di questa si userei questa terra un po' più scura e questo blush bellina. Sì, perché ti dirò, questo blush rosso rischia di avere un po' un effetto vampiresco, che in questo caso non vogliamo. Io adoro gli effetti vampireschi, però usare sia per il contouring, sia per la terra, sia per il blush. Quindi, allora, terra, vi ho detto che usiamo questa, si chiama Florenzia, e fai così, gira un attimo il viso. Allora, per il contouring facciamo anche un po', aspetta, sul naso, un pochino. Ok, per il contouring io andrei, non dico pesante, però un po' marcata sulle guance,
per saltare i tuoi zigomi, perché con un make-up luminoso ci sta tutto. Quindi andiamo a movimenti circolari verso l'alto. Okay. Molte persone fanno il contouring molto basso. E dopo si fonderà con il blush. Ecco qua. E andiamo a mettere il blush. Questo è molto, molto pigmentato, giusto? Mai troppo al centro, rischi di far sembrare tipo Heidi con le palline rosse qui. Lascia, quindi, ok, adesso andiamo di illuminante, che io voglio usare anche come ombre. Benissimo con la abbronzatura, sta una meraviglia. Sta bene anche ad esempio. Vede? Qui. Guarda che bello effetto. Guarda. Che bello effetto. Vedi? La differenza qui. Ne basta poco. Io farei una cosa stra semplice e prendere tutto un po' più naturale e andrei a usare la stessa terra che abbiamo usato per il contouring per fare giusto un'ombra sull'occhio, usarla come colore di transizione e poi andremo semplicemente a mettere un ombretto illuminante. Cosa ne dici? Quindi chiudi gli occhi. Sfumo, faccio movimenti circolari, ok, e vado anche dall'altra parte. Tu rilassati, guardi la sensazione del pennello sulle palpebre, guardi questo momento. Vado anche un pochino luminoso. Io molte volte faccio un bel mix e prendo gli ombretti di Huda Beauty, in particolare mischio Dust
racconta che Mondaste è pensato come illuminante questa palette, però io sono un pochino extra, quindi insieme a questi io vado a mettere di nuovo questo illuminante che fa da top coat, che darà soprattutto dei riflessi che stanno di matita all'interno dell'occhio e un po' di mascara marrone perché rende il look ancora più luminoso e naturale, ok? Quindi metto un po' di matita all'interno per definire solo il di sopra e poi vado di mascare col mascara. Vogliamo abbondare. E ok. Guarda in basso. Zigzag, zigzag, up, up, up. Sì, adoro. Poi, allora, per quanto riguarda le labbra, io pensavo di mettere un colore che comunque assomiglia molto al tuo colore naturale. Io volevo mettere questa tinta labbra della Deborah. Questa qui. Vado col pennellino a definire i bordi delle tue labbra, le ingrandiamo un pochino, ok? No, proprio di mezzo millimetro. Adesso come tocco finale sono indecisa se mettere questo gloss o questo. Allora, questo gloss diciamo che è un effetto rimpolpante. Non andrei a mettere
è su tutte le labbra, tutta l'area delle labbra. Questo qui è della Essence numero 06 Big Bang. Oppure sono indecisa se metterti solo questo lip gloss trasparente senza brillantini, senza niente, per darti semplicemente un po' più di volume. Un altro pochino di setting spray, poi mi ha finito. Ok, ecco qua, sembra un profumo stupendo. Ok, certo, guarda allo specchio. Se vuoi ti aspetto.